La mossa di Conte vi ha sorpreso? Non si fanno più le primarie, o si fanno, ma insomma Conte non partecipa. Ma sì, francamente è sorprendente, perché Conte mette in conto, cioè, di perdere Bari per fare un dispetto al PD, e credo che invece ancora ora a mente fredda si debba ragionare su come, tenendo conto di un quadro che non deve essere sottovalutato e non deve essere minimizzato, si può ancora mantenere una competitività della coalizione che era stata messa in piedi, quindi non rinunciare alle primarie e lavorare per trovare una convergenza su una candidatura che può anche non essere una delle due in campo. Onorevole, ma Conte lavora per il campo largo? Quest'ultimo episodio, come dire, vi dice che in qualche modo in questo momento punta più a tirare acqua al mulino del Movimento 5 Stelle e la fatica del campo largo la fa quasi solo il PD? Ma questo lo lascio valutare agli osservatori, e mi pare che già nella sua domanda ci sia la risposta. Quello che credo però è che anche Conte va richiamato a un dato di fatto. Se il Movimento 5 Stelle fa un risultato positivo, ma contemporaneamente la destra diventa padrona del paese, anche quel punto percentuale in più che poi aver guadagnato il Movimento 5 Stelle politicamente è difficile da spendere. E la proposta di Conte di ieri, appunto, di sostenere la Forgia e di non fare quindi le primarie, vi vede favorevoli, possibile? Ma immagino che la proposta sia una provocazione, perché se si fossero definite le condizioni per convergere sulla Forgia, io non conosco nel dettaglio la dinamica barese, allora non sarebbero state necessarie le primarie. Se invece si sono fatte le primarie, perché evidentemente c'erano delle difficoltà a convergere su quella candidatura. Forse andrebbe fatto un supplemento di riflessione per vedere se su altre candidature si può trovare una convergenza, a questo punto anche senza fare le primarie.